Andrea, sono qua. Oi, ciao. Come va? Ti vedo pensieroso, ma non solo pensieroso, ci sarebbe anche un altro aggettivo. Dura la vedo. A cosa stai pensando? Vedo che hai l'ultima copia. Sì, mi è arrivata l'ultima copia della nostra rivista di enigmistica, sì. Di giochi tosti. Questa volta è arrivata abbastanza in tempo, dopo... A due mesi di ritardo, allora. Sì, però, insomma, quindi meglio di solito. Sì, accettabile. Sì. Dai. Allora, cosa stai pensando? Beh, sono fermo su una crittografia qua che... Quale? Mostrami quella. Questa. Il 60. Sì, sì, sì. Beh, il 60 è un gioco di uno che si chiama circa come me. tu lo conosci questo? Un po' lo conosco. Allora, quel gioco, ti dico la verità, l'ho fatto io. Non ricordo quando. Non ricordo quando. Allora me lo dici adesso. Perché aspetta, non ho finito la frase. Non ricordo quando, ma non ricordo neanche la soluzione. Questa cosa non me la devi dire, scusa, ma... Questo è il mio classico. Allora noi, quando facciamo la gara di soluzione, io con la mia squadra, allora io non riesco a risolvere il mio, a ricordarlo. Gli altri non lo risolvono e scriviamo sempre... Non scriviamo la soluzione perché è il gioco di uno di noi e ce lo danno, ce lo danno buono lo stesso, perché dicono non è possibile che lo... Invece non sappiamo. Vorrei vedere se invece... Allora, ascolta, facciamo un filmato. Sì. Ecco, risolviamo qualcosa di umano. C'è qualcosa di tuo? No, di umano no, però di mio sì. No, erano due frasi diverse. C'è qualcosa di tuo? Di mio sì, non bon, umano. Trovami, sai già dove cercare? Prendiamo quello più... Tu guarda. Nella pagina dopo. Mostra. Non è un granché, di fatti. Un gioco tuo, i tuoi sono stati premiati anche questi giorni. Allora, è un indovinello. Indovinello, sì. Significa che c'è un titolo. Sì. Lo sapevi questo? Sì. Un titolo fuorviante. Piano, capisco anch'io. Fuorviante, esatto. Un titolo fuorviante, nel senso che parla del baseball, però in realtà parla di un'altra cosa. Di un'altra cosa che non sarà il calcio, non sarà una cosa che assomiglia. Possibilmente lontana. Lontana. Adesso questo, ecco. Non lo so quanto lo sia. Però... L'indovinello non parte dal campanile e poi la soluzione è la chiesa. Certo. E sono cose completamente diverse. E questo secondo aspetto, questo secondo soggetto deve essere indovinato. Fai parlare tutto a me. Sì. Voi genovesi siete anche braccini anche per parlare? Abbastanza, sì. Abbastanza. Comunque non sono genovese, ma dintorni. Va bene. Allora vediamo questo sotto. Leggiamo il titolo, allora rinforziamo. Siamo il team del baseball. Testo. L'offerta è interessante e per incanto si è presentato un certo battitore che promette assai bene sulla base da andare oltre il livello di riserva. Quindi un battitore, ci sono i lanciatori e i battitori, sì, così se ricordo bene, ruoli del baseball. La base è il diamante, sono quattro esatto, le basi. Baseball. Mamma mia, quante lingue che sai. Ci sono quattro basi da raggiungere. Esatto. E poi insomma il livello meglio, come era scritto, il livello migliore della... Il livello di riserva, sì, cioè chi sta, cioè di andare o di non essere utilizzato come riserva. Cioè, si parla di una specie di baseball mercato. Esatto, come... Un'offerta interessante nel senso. Esatto, cioè lo vogliono comprare in una squadra. Perfetto, abbiamo capito perfettamente. Sì, adesso manca solo... La soluzione. Vediamo quali parole mi suggerisci, così cerco anch'io di scoprire con te. Beh, io direi l'offerta, incanto, battitore e incanto. Queste, se è giusto quello che sto pensando, incanto e battitore sono due parole molto importanti. Sì, battitore sì, non sì. È quello che... gioca a baseball. Sì, ma è un altro battitore. Vediamo sì. Se ci sono altri riferimenti. E poi base, sicuramente, sì. E livello di riserva, diciamo. Livello sì. Di riserva. Io penso di aver trovato la soluzione, però livello di riserva... Sei fortunato di me nel caso inverso, il tuo proprio anche. No, vabbè, ma sì, tu il mio non l'hai risolto, non te lo ricordi, ma non l'ho risolto se neanche io. Se non me lo ricordassi il mio, però tu lo avresti risolto lo stesso. No, lo beh, insomma, ma allora questo... Allora, vediamo un po'. Secondo me, battitore e il battitore d'asta. Sì. E poi c'è la base l'incanto. E il prezzo base e l'incanto è sinonimo, come sinonimo di asta, no? Se non dico vendita all'incanto. Vendita all'incanto. Quindi la soluzione è l'asta. Allora, scusa, adesso che abbiamo capito la soluzione, lo rileggiamo. Allora. L'offerta anche, sì.
L'offerta è interessante e per incanto si è presentato un certo battitore che promette assai bene sulla base d'andare oltre il livello di riserva. Il livello di riserva, questo però non l'ho capito, scusa, forse c'è qualche... Il livello di riserva è praticamente la base d'offerta. Cioè il prezzo minimo. Il venditore vuole ottenere. E vedi che bella terminologia. Ovviamente mi sono informato. Certo, tutti noi quando costruiamo un gioco si informano, insomma, per fare un bel gioco. Il tuo è riuscito bene. Sai che ogni tanto bene, ogni tanto risolvo anche con altri amici qualche tuo gioco, sempre mi fa piacere. Spero che la mia cattiva fama no, okay. Bene, allora abbiamo risolto, ti do una bella notizia, non sento vocio, quindi vuol dire che gli altri sono andati tutti a pranzo. Vengo anch'io, ci mangiano tutti. Ciao Andrea. Salve, ciao, grazie, ci vediamo a Genova, eh. Io vengo a Genova tra un mese. Ah, Genova, al Festival della Scienza. Andate tutti a vedere Dendi. Sì, sì, ci vediamo. Ci andrò anch'io. Ciao. Quella Sibilla è mia, eh. Ah, grazie. Provato, ciao. Salve a tutti. Ciao.